Ehi, ami anche tu gli anni Ottanta? Sei stanco di insipidi e piatti contenuti ideologici nei tuoi serial e nei tuoi film? Senti quell'irrefrenabile nostalgia di un'epoca più positiva e creativa? Beh, ho qui qualcosa che ti potrà servire in ogni momento per tornare a un'epoca più felice. Benvenuti o bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. È un lunedì mattina, non resisti, appena arrivi a scuola devi raccontare ai tuoi compagni di quel film che hai visto al cinema il pomeriggio precedente e il tuo compagno di banco ti chiede se sabato sera, invece, hai visto il nuovo episodio di quella serie dove c'è la macchina parlante. Ed ecco che spunta fuori il figlio di papà della classe, che non è antipatico, ma un po' fa invidia, perché ha quel castello meraviglioso in cui si combatte la battaglia per il pianeta Eternia, e che oggi chiede chi vuole andare a casa sua, quel pomeriggio, a provare la console che gli hanno regalato i suoi per il compleanno. Ehi, non è una serie TV di Netflix, era la vita di tutti i giorni negli anni Ottanta. Abbiamo più e più volte parlato su questo canale, sia nei video che nei commenti, di come gli anni Ottanta siano stati una vera fucina di creatività per i film, per le serie, ma non solo, e abbiamo anche stabilito che questo nostro frequente ritorno a quei tempi non sia solo nostalgia, no? Perché, come già detto, gli Stati Uniti stavano uscendo da un periodo cupo della loro storia e gli studios erano incentivati a inserire messaggi positivi nei loro prodotti, se possibile. Un po' di sano ottimismo, eroi senza macchia, finali a lieto fine, storie su amicizia, lealtà e spesso basate sullo schema bene contro male. Questo perché dopo gli anni 70, in cui il peso della guerra del Vietnam aveva gettato ombre anche sulle produzioni di quel periodo, i cittadini americani dovevano pensare di crescere le nuove generazioni con prodotti meno cupi. Perciò negli anni 80, forse l'ultimo decennio veramente libero degli studios, in cui gli autori avevano ancora carta bianca da parte dei produttori, potevano dare sfogo alla propria creatività e inventare da zero e sperimentare sia al cinema che in TV. Ma le possibilità erano così tante che ci si poteva permettere di diversificare. E quindi ci troviamo in sala film di denuncia come Platoon, ma anche Ferris Bueller che vive la sua giovinezza, o quattro ragazzini dell'Oregon che fanno il viaggio della loro vita per trovare il corpo di un loro coetaneo. O ancora la storia leggendaria di una stirpe di immortali che per millenni si è scontrata per decimare gli altri e lasciarne vivo uno solo perché riscuota una ricompensa promessa. Quattro film usciti nel 1986. Diversissimi tra loro, quattro film di cui ancora oggi parliamo. Ecco, e mentre è nato un tentativo di demonizzare quella decade e di conseguenza anche quella successiva, in modi intellettualmente disonesti, sfruttando argomentazioni basate su mera ideologia, mascolinità tossica, misoginia, razzismo, omofobia. Ma mettere il gomito così un attimo. Ma vai! E tutto per nascondere l'incompetenza della gestione degli studios di oggi? Beh, è innegabile che in tanti ci rifiutiamo di aderire a questa infantile e faziosa caccia alle streghe e non voltiamo le spalle agli anni Ottanta e a ciò che ci hanno regalato. Perché in fondo non stiamo dicendo che non esisterà mai nulla di paragonabile. Noi vorremmo che si ripartisse da lì. Stiamo chiedendo che si ritorni a creare e immaginare come in quegli anni, dove il pubblico era un cliente da soddisfare, intrattenere e coccolare. Non moralizzare e biasimare, e nemmeno un'oca da ingozzare con pastoni rimasticati. C'era più rispetto per quelle persone che spendevano i soldi per un biglietto del cinema, cosa che oggi si è totalmente persa. Ma torniamo a parlare del cuore di questo video. Magari sui motivi che hanno portato Hollywood a trasformarsi così, ci torneremo un altro giorno in un episodio dedicato, ok? Dicevo all'inizio che potrei avere qualcosa che fa per voi se amate quell'epoca e se state cercando qualcosa che riassuma in capitoli cinema e serie TV degli anni 80, ma anche altri media e pure fenomeni culturali del tempo. E dal punto di vista di noi italiani, sì, il saggio che vi presento oggi si differenzia da altri proprio perché si concentra su come abbiamo vissuto gli anni 80 in Italia e su quali prodotti arrivavano. Perciò non solo dagli States, ma anche dal Giappone e persino fenomeni nostrani. Momento clou del nostro show. Ladies and gentlemen, sta per entrare in scena l'ospite d'onore. Ecco a voi... E credo sia un'ottima scelta da parte degli autori di questo saggio, l'anima pop degli anni 80, cronaca di un decennio magico.
che sono Alessandro e Sveva, che gestiscono anche sul canale di Alessandro, link in descrizione, una rubrica settimanale che si chiama Lost Boy Show, dove parlano di serie TV, film e cultura pop in generale, con ovviamente un occhio di riguardo per gli anni 80, che gli ha appunto portato a scrivere a quattro mani questo volume, edito da Odoia, casa editrice specializzata in saggistica. Se siete interessati a qualche argomento, state pur certi che la casa editrice ha almeno un saggio che ne parla, fidatevi. Partiamo col dire che Alessandro è un prolifico scrittore indipendente e che se date un'occhiata su Amazon vi renderete conto di quanto sia sterminata la sua produzione, che tra l'altro è sempre curata professionalmente, ma allo stesso tempo accessibile come prezzi. Ma soprattutto, essendo indipendente, scrive quello che gli pare, come gli pare e quando gli pare, senza che nessun tizio dietro una scrivania gli dica di seguire le mode del momento o di scrivere un romanzo del nostro genere innominabile preferito, ma con due vampiri che si sbaciucchiano. Sveva, invece, che ho conosciuto tramite Lost Boy Show, è a sua volta autrice, scrive per una rivista online ed è entrata anche nella redazione di Dylan Dog come sceneggiatrice. Direi che i due curriculum dovrebbero già essere una garanzia a aumentare la curiosità per questo saggio. Comunque, un altro dei punti di forza di questo saggio è che ha un'anima nelle sue pagine, e sapete che è un'espressione che uso spesso, perché quando non la sento, non la percepisco, per me è sempre un demerito. Qui invece avrete l'impressione che per ogni capitolo, per ogni film, serie, cartone animato, sì, si parla ovviamente anche di quelli, quelle parole escono da un vostro amico che vi invita insieme a lui a ricordare che se noi passavamo ore davanti all'A-Team e a Supercar, alla sera ci toccava cedere il telecomando ai nostri genitori che dovevano guardare Dallas. Vi ricordate? No, God! No, God, please, no! 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 Ecco, il saggio quindi non si occupa solo di fare un freddo elenco di prodotti per noi appassionati di intrattenimento, ma al contrario di tracciare un quadro dell'epoca e ricreare nella nostra mente e nei nostri ricordi la vita sociale e familiare delle nostre giornate. E mostrarlo questo quadro anche alle nuove generazioni, no? Nelle oltre 200 pagine, corredate anche da fotografie poste in maniera ben studiata, ripercorrerete questo cammino e probabilmente, come è capitato a me, rivivrete quei giorni, ricorderete qualcosa che avevate dimenticato, riscoprirete qualcosa che vi era sfuggito. Io sono convinto che questo volume potrebbe essere una miniera d'oro e un punto di partenza anche per le generazioni di oggi, non solo un tesoro per noi che abbiamo vissuto l'epoca, perché attraverso queste pagine potranno analizzare il fenomeno, la creatività, l'ingegnosità e il talento di chi scriveva, dirigeva, disegnava e delineava le produzioni. Potrebbe essere utile per i giovani intenzionati a diventare sceneggiatori, scrittori, registi o lavorare in un campo artistico e riscoprire cosa sia la creatività e il coraggio di usare, anche con pochi mezzi, recuperando film che ancora oggi sono citati. Per andare avanti bisogna sempre guardarsi indietro. Per diventare migliori bisogna imparare da quelli che erano considerati migliori prima di noi, non denigrarli e sminuirli. Quindi, e mi rivolgo a tutti, anche ai miei coetanei che a volte si pongono dei dubbi, date un'occhiata a questo saggio, perché vi sarà chiaro il perché ancora oggi quegli anni vengono citati e ci sono tentativi di ricrearli e c'è invece chi cerca di spalarvi sopra l'etame con accuse assurde e disoneste, che non andrebbe ascoltato, perché sono peggio dei dissennatori di Harry Potter. The Dementors are amongst the foulest creatures to walk this earth. They feed on every good feeling, every happy memory, until a person is left with absolutely nothing but his worst experiences. Mi suona familiare. Quindi, vi invito a farvi questo regalo e acquistare il saggio, ma anche a seguire il canale di Alessandro, la rubrica dell'Lost Boy Show e a dare un'occhiata alla produzione sia di Alessandro che di Sveva. Comunque, fatemi sapere la vostra nei commenti. Grazie per essere rimasti fino a qui e se vi è piaciuto questo video, considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale. Sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Alla prossima, perché non è il tempo e non è il luogo per parlare. Chiudiamo i social, spegniamo le luci e andiamo a farci un giro. Va!